Amici, buongiorno, bentornati. Lo so, mi sono mancato per 3 settimane, ma ero in ferie, quindi non avevo il tempo per registrare. In realtà il video l'avevo già registrato, ma ho perso l'audio. Capite anche da voi che non potevo mica pubblicarlo. Ma sono tornato finalmente dopo 3 settimane di ferie per parlarvi nuovamente di abbigliamento. Ci siamo lasciati infatti l'ultima volta parlando di scuola, di periodo scolastico, di sistema di gestione efficace del tempo, dei compiti, delle cose da fare. Oggi, sempre relativo all'ambito scolastico, però parliamo di abbigliamento. Tendenzialmente chi frequenta ambienti scolastici, quindi con un'età compresa tra i 14 e i 18-19 anni, sa bene come questo periodo di vita sia completamente caratterizzato da mode che vanno, mode che passano, mode che vengono su, giù, destra, sinistra. Quando frequentavo ancora le superiori, andavano per esempio quei pantaloni orribili con la scritta dietro sul deretano, slargati, che sembravano dei giganteschi pannolini a mo' di tuta, in sostanza. Inguardabili effettivamente, ma comodi, c'è poco da fare. Ad oggi, per esempio, invece, va molto la moda per quanto riguarda tutto l'ambito hype beast. Quindi parliamo di Supreme, parliamo di cop particolari per le scarpe, che è sicuramente meglio rispetto alla moda netlog, tectonic, capelli lisci. Un tipo di stile sicuramente interessante, molto in voga negli ultimi anni, ma non solo apprezzato dai più giovani, ma anche da persone magari un pochettino più grandi, che tuttavia non farà parte di questo discorso. Nel video di oggi invece parliamo di come strutturare degli outfit, quali indumenti andare a scegliere per questo periodo autunnale, senza andare per forza a spendere magari centinaia di euro per un capo particolarmente firmato. Parliamo quindi sempre di capi basici, che poi è tutta la struttura dell'abbigliamento su questo canale, in sostanza. E cominciamo subito col primo indumento, che serve tantissimo in questa stagione, anche perché ci protegge dal freddo e ci permette di creare sicuramente quello che si chiama layering, quindi la sovrapposizione di più capi uno sopra l'altro. Parlo proprio della felpa. In questo caso, quando dico felpa, intendo felpa in termine generale, col cappuccio, senza cappuccio, ma quello di cui vorrei parlare oggi, che vorrei raccomandarvi, è la scelta di una felpa, possibilmente nei colori del range autunnale. Cosa intendo con questo? Intendo i colori un pochettino più, mi chiamo marmellosi, un pochettino più intensi, come per esempio la felpa che sto indossando ora. Fra l'altro questa è una felpa di qualità relativamente buona, nonostante io l'abbia pagata, mi pare, 20 euro da OVS. Se infatti cercate con attenzione anche fra i marchi un pochettino più piccoli, trovate delle buone offerte, magari per capi d'abbigliamento, di una qualità comunque decente, che va benissimo, per esempio, in questo caso, in questa stagione. Io vado matto per questo tipo di colore sul senape, comunque tendente al sabbia, poi non so bene descrivere il tipo di colore di questo qua. Ma possiamo tranquillamente spostarci anche su un altro tipo di felpa, un altro tipo di colore. Riprendiamo per esempio la felpa citata già nel primo video dell'abbigliamento di questo canale, ovvero questa felpa granata che io indosso particolarmente appunto per periodi autunnali e invernali. Una felpa sicuramente un pochettino più sportiva rispetto a quella che sto indossando ora, anche perché dispone di cappuccio e di tasca sul fronte. Altri colori che si prestano bene durante questa stagione sono per esempio il verde pino, il verde acqua, questi colori particolari che si sposano molto bene per esempio con i colori classici delle foglie che cadono, con i colori per esempio del blu, dell'acquetta, dei laghi autunnali tipo il lago di Braias, dove tutti quanti siamo andati quest'estate. Ovviamente niente vi vieta di andare a scegliere per esempio magari una felpa di colore grigio, sicuramente molto molto più prestante per quanto riguarda il tipo di abbinamento, anche se forse un pochettino più anonima. Non basta tuttavia la felpa a proteggerci dal freddo, ci vuole qualcos'altro sopra a fare un ulteriore layer di protezione. E come scegliere qualcosa che sia in stile, che si possa abbinare bene e sposare con tutto il resto del nostro outfit? Andiamo ovviamente in questo caso a parlare di un bomber jacket. Questo è il classico bomber jacket di Bershka che trovate da sempre, forse uno dei punti di marca, ma in Italia fanno uguali anche Decenda e Mezzara, non c'è niente di, cioè sono tutti identici in sostanza, non ne cambia tantissimo. Indumento molto 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 versatile, ottimo per proteggerci non solo durante il periodo autunnale in realtà, ma anche durante il periodo per esempio primaverile. In questo caso la nostra scelta può cadere per esempio sul classico nero, ma ho visto che li fanno anche di quel colore rossiccio, bordeaux o rosso mela, dipende un po' anche dal tipo di colorazione che l'azienda sceglie. Anche in questo caso, in base a quello che mettete, scegliete i colori da abbinare. Se preferite il granata, che per esempio è un colore che io adoro, buttatevi su quello. Se invece avete qualcosa di veramente molto versatile, come la felpa grigia di cui abbiamo parlato prima,
in questo caso il nero può fare al caso vostro. Per quanto riguarda invece i pantaloni, vi raccomando la scelta, per esempio, di un jeans di colore nero. Quando dico nero non intendo il nero slavato, il nero particolare, il nero strappato, il nero classico, il nero nero, nero 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 nero, nero il nero. Ottimo infatti per un ambiente scolastico, in realtà il jeans nero è tranquillamente anche abbinabile con per esempio una camicia e un chiodo, quindi lo utilizzare magari in situazioni un pochettino più mondane, col quale intendo per esempio uscire con gli amici il sabato sera per la pizza, per andare a ballare. Il nero si sposa molto bene in questo caso con una felpa di questo colore qua, di questo giallo, anche se in realtà io al momento indosso un paio di jeans blu, come ho detto. In realtà questo capo di indumento, il jeans nero, è raccomandabile per tutte le stagioni, forse tolto quella estiva, anche perché è estremamente versatile insieme al jeans blu di lavaggio, meglio in questo caso. Diciamo che in questa lista è un po' l'elemento bonus, l'elemento che va in realtà a abbinarsi con tutto quanto, anche perché appunto col bordeaux, col giallo, col verde, con questi colori qua, in particolare quelli autunnali, si abbina molto bene. Fa in sostanza da base per tutto il nostro outfit. Ultimo elemento di questa lista, o meglio, gli ultimi elementi di questa lista, invece, sono le scarpe. Quali tipi di calzature raccomando per questa stagione un pochettino più fredda, se non un ottimo paio di Chelsea Boots? Non sono forse una scarpa così popolare, in particolare fra i più giovani, quindi voi che avete forse 16-18 anni, ma vi assicuro che in quanto a versatilità e anche comodità comunque, è un ottimo stivaletto. La mia scelta in questo caso, o meglio, una delle mie scelte in questo caso, è ricaduta su questo tipo di Chelsea Boot. Questo è un Chelsea Boot color, penso cacao, quindi si sposa bene per esempio col nero, che tendo ad abbinare molto spesso col jeans nero di cui abbiamo parlato prima. Anche se non può sembrare, e a qualcuno può sembrare una scarpa un pochettino più da vecchio, in realtà è veramente veramente molto versatile, ma vi assicuro che fa la sua porca figura al piede, in particolare appunto abbinato per esempio con un jeans. Nulla però da togliere per esempio al secondo paio di scarpe di cui parlo in questo video, che sono un semplice paio di Vans, in questo caso color mela, non è bordeaux, è questo qua un color mela, c'è scritto sulla scatola, quindi fidiamoci. Non è sicuramente un tipo di scarpa che viene indossato spesso da chi tende a vestire un pochettino più sportivo, anche perché è molto semplice, in particolare per il fatto che ricopre i tre tipi di materiali, quindi scamosciato, tela e pelle. E poi perché in questa colorazione in particolare, ma l'hanno fatta per esempio anche giallocra, che è molto bella, è ottima sicuramente col resto del nostro outfit autunnale. Nulla vi vieta ovviamente di utilizzare in questo caso anche un paio di Vans nere classiche, quindi quelle col nero al posto del mela in questo caso. Non è sicuramente una scarpa comodissima, ho trovato molto più comoda per esempio infatti il Chelsea Boot, però abbinata per esempio con questa felpina qua, quindi un pochettino più particolare, diciamo anche un pochettino più hipster come effetto, dà proprio un senso di autunnale, in particolare in questa colorazione. Ovviamente in realtà esistono tanti tipi diversi di capi d'abbigliamento che possiamo andare a scegliere per questa stagione. In questo caso io vi ho rappresentato quelli che sono per me i capi migliori, almeno quelli che metto più comunemente, quindi jeans, la felpa, il bomber jacket che è fondamentale durante le salate quando esco. Se avete però qualche idea particolare, se invece voi indossate qualcosa di diverso durante questa stagione, come può essere per esempio magari uno stivale diverso dal Chelsea Boot o un tipo di felpa manica corta, non lo so, fatemi sapere qua sotto quali sono per voi quindi gli indumenti che indossereste. Ovviamente se il video vi è piaciuto, se siete interessati a questi argomenti, iscrivetevi al canale col tasto qua sotto, mi farebbe molto piacere. Seguitemi su Instagram a nome @wolfmichelis e lasciate un commentino, ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo, spero stavolta senza perdere il ritmo, settimana prossima, dove parliamo invece di profumi appunto per il periodo scolastico. Ci vediamo settimana prossima, ciao!